Buongiorno, andiamo subito a scoprire qual è il nostro vino tappato con un tappo sostenibile innovativo che oggi ci porta alla scoperta di un nuovo territorio, realtà, denominazione per la nostra rubrica Io non so di tappo. Questa settimana facciamo un bel viaggio nell'Oltre Po Pavese, quella zona fatta di morbide colline che si trova a sud della Lombardia, praticamente nel punto d'incrocio con le tre regioni confinanti, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Una zona che ha tanto da dire e da comunicare, ma che spesso ha tenuto i suoi tesori un po' troppo nascosti. Ma è una zona molto vocata per la viticoltura, che qui ha origini così antiche che venne ritrovato un reperto di un tralcio risalente addirittura alla preistoria. E pensate che sempre in questa zona venne anche attribuita l'invenzione della botte nel primo secolo a.C. Un tempo era anche patria di moltissimi vitigni autoctoni, che sono però andati persi a causa della fillossera, e oggi si è concentrata solo su una piccola selezione di uve che creano però una produzione di vini sorprendenti e anche molto variegati, tra i quali sta prendendo sempre più piede la bollicina. Tra i vitigni che sono più diffusi spiccano la Croatina, Barbera, Pinot Nero e il Riesling. E parleremo proprio di quest'ultimo che ha trovato in questo territorio un habitat ideale, diventando addirittura la sua uva bianca di riferimento. Ne esistono, come ben sapete, due macrovarietà, quello italico o francese e quello renano, che è il più antico e la cui origine è riconducibile ovviamente alla Valle del Reno, sin dal lontano 1400. Quest'uva dal piccolo grappolo e maturazione tardiva ha una ricca concentrazione di terpeni, ha bisogno di luce, ama i climi freddi con escursioni termiche e ama i suoli prevalentemente ricchi di ardesia, calcare o rocce sedimentali. Questo fa di lui un prodotto unico, di grande eleganza, longevità e freschezza. E oggi abbiamo un bellissimo esempio di Riesling Renano dell'Oltrepò Pavese dalla cantina De Filippi i Gessi. La nascita di questa cantina risale al 1907 e appartiene alla famiglia De Filippi, che gestisce ancora oggi i suoi 45 ettari vitati piantati in questo terreno argilloso e calcareo proprio nel cuore dell'Oltrepò Pavese, dove si trova il piccolo borgo Oliva Gessi, conosciuto per i suoi giacimenti di zolfo e per le sue cave di gesso. In questa zona collinare, verde, rilassante e anche molto panoramica, è possibile pernottare grazie a un agriturismo messo in piedi dalla famiglia stessa. Oggi, alla guida di questa cantina, troviamo la quinta generazione con Fabio, con due B come il nome del nostro vino, e il fratello Emilio Renato, insieme ai figli Federico e Alessandro. Seguono personalmente tutte le fasi operative, dalla vigna alla cantina, compresa la parte enologica, tant'è che Emilio è anche vicepresidente di Asso Enologi. Il Riesling Renano è stato uno dei primi vitigni che questa famiglia ha impiantato nei suoi terreni gessosi e rappresenta proprio tutt'oggi uno dei vini nei quali credono maggiormente. Vinificato in purezza, proviene da grappoli brevemente macerati a freddo sulle bucce e messi poi a fermentare a temperatura controllata di 15 gradi. Dopo l'acciaio, un ulteriore affinamento di circa 6-8 mesi avviene in bottiglia. Il tutto per ottenere la massima espressione del varietale nella sua franchezza. Ne deriva infatti un vino dal colore giallo brillante con riflessi verdognoli che al naso esprime note fruttate di pesca, albicocca, pompelmo, unite a spiccati sentori floreali come la mimosa e il glicine e anche ad erbe aromatiche. Non manca il richiamo alla salinità e ai sentori di pietrafocaia, tipici di questa uva. Al palato è intenso, ricco, avvolgente, di grande finezza, freschezza e persistenza. Un vino che, grazie anche alle straordinarie potenzialità proprio del vitigno stesso, può invecchiare egregiamente.
un ottimo abbinamento con il pesce azzurro e anche con crostacei, frutti di mare e capesante, ma può regalare un bellissimo equilibrio anche con i ravioli, con la zucca, i volatili, le carni bianche, formaggi caprini e tante altre pietanze, in particolare dove si ritrova una parte sapida importante e una lieve tendenza dolce. Per questo vino è stato scelto un tappo Nomacork Select Green 100 Zero Carbon Footprint Impact e la spiegazione che ci hanno fornito è che, poiché queste chiusure permettono un passaggio dell'ossigeno controllato, il loro vino può mantenere freschezza ed eleganza in ogni bottiglia, non solo nella versione giovane, ma anche nella sua evoluzione nel tempo, regalata appunto dalle potenzialità di questo splendido vitigno. Thank you.